ho questa opportunità di avere tutti questi bei ragazzi qua. Italo invece ci fa un piatto tradizionale, vero? Sì, io ho fatto il classico baccalà con le patate. Bellissimo, come lo hai preparato? Niente, ho fatto un soffritto di cipolla con il baccalà e ci ho messo le patate. A soffriggere dentro. Poi ho fatto una insalatina di patate con lo zafferano, con della cipolla rossa e pomodorini. Bello, allora mi vai ad impiattare questa meraviglia, perché già vedo come l'hai preparato, è stupendo, bravissimo. Io vorrei Mario vicino a me. Mario, intanto se puoi iniziare magari a dare dei consigli su alcuni piatti, i tuoi vini che sono di casa tua e di casa di Zi Filomena. Di casa di Zi Filomena. E mia vuol dire che parliamo di Cilento, ecco, vuol dire che parliamo dei prodotti nostri a chilometro zero, come sempre noi siamo promotori di questa cosa, solo ed esclusivamente prodotti che facciamo nel nostro Cilento, anche perché sono prodotti di grandissima qualità. Mario addirittura ha una sua etichetta prodotta da Bruno De Concilis, che gli ha seguito a questa linea, che è un vino eccezionale, devo dire veramente di grande qualità. Mario ha avuto questo piacere di avere una sua etichetta direttamente da Bruno. E devo poi aggiungere una cosa: su tutti questi prodotti un rosso assolutamente non potrebbe non andar bene. Ricordo anche un'altra cosa, noi vogliamo ringraziare il parco e il presidente con il vicepresidente, nostro amico Corrado Matera, perché è sempre molto disponibile. È sempre vicino a noi, sì, anche perché il parco è il mezzo di promozione di tutti questi nostri prodotti. Se non ci fosse lui abbiamo qualche problema sul collante, come ha detto Lorenza di te, il collante di tutti questi prodotti. E il parco serve proprio a questo. Abbiamo visto Mario che ha già dato dei prodotti, degli insaccati, dei formaggi, delle cose buonissime. Ripeto, avete visto, non perché insomma ci sono dei miei amici, ma stasera avete visto secondo me dei grandi chef. Vi posso dire che la prima cosa che è successa è quella che quando è arrivato questo eccellente capicollo tutti quanti lo hanno assaggiato. Sono andati, infatti, ma io sono andati perché vabbè, tu devi lavorare, loro no, tutti quanti l'hanno assaggiato, perché i prodotti di base sono fondamentali per avere poi un grandissimo piatto. Quello che ho detto prima, la sale e la cucina non vanno mai d'accordo, gli chef sono bravi, ma se non hanno un eccellente prodotto non viene fuori niente. Bravissimo, bravissimo, sempre Mario, vero il nostro amico Paolino? Assolutamente, il prodotto, come dico sempre, credo che sia la riuscita del piatto in assoluto, credo che incida per l'80% circa affinché un piatto sia valido e riesca e possa essere presentato in un buon ristorante. Benissimo, allora andiamo a vedere il piatto di Italo. È meraviglioso, Italo, bravissimo, bravo, bravo, bravo. Grazie. Italo parla poco ma razzola bene. Grazie, sono un po' emozionato. lo so, per questo non ti faccio troppe domande, lo so, mi ha detto non mi fare troppe domande qua. Vediamo solamente la bellezza di questo piatto, la meraviglia. Grazie Mario, sempre pronto, disponibile, sa come muoversi a tavola. Mario Riccardi è fantastico, è veramente una persona che puoi chiamare in puntata sempre, perché ti dà una mano stratosferica. Grazie Mario, grazie, avremo modo poi di fare tante cose insieme. Grazie Italo. Grazie a voi per l'invito. Grazie a te per averlo accettato. Ci vediamo ancora dopo, faremo gli auguri, brindisi insieme e passiamo alla dolcezza. Finalmente il dolce, tutti insomma le festività a Capodanno aspettano con ansia, io perlomeno essendo ingordo aspetto questo momento più degli altri, e niente, stavolta ho preparato una cosa un po' più strana del solito, una sorta di pacchetto che peraltro ho scelto di regalare ai miei amici quest'anno, un kit natalizio dove all'interno si trova questo, guardate che meraviglia, bellissimo panettoncino. Lorenza, essendo tu donna, guarda qua questo che ti... Guarda che... Mentre tu prima stavi parlando, io gli ho detto me lo fai vedere quello che hai fatto, perché ma è troppo carino. Molto. Bello, bello, perché una donna si regalano tante cose, ma una volta, guarda, regalami un panettoncino così va bene. A mio marito dico lascia stare il gioiello, quest'anno mi accontento del panettoncino. Ma infatti mi ha anticipato, questo era un piccolo dato per te. Mio marito ha detto subito sì.
No, vabbè, in realtà sono contento che lui abbia detto sì, però era destinato a te, mi ha anticipato. Grazie, grazie. No, è il regalo per loro, le nostre signore da casa se lo meritano, perché certo. Sono veramente... Assolutamente. Io ho qui della gelatina neutra, andrò a... come dire, semplicissimo, molto molto semplice. Andrò praticamente a spennellare con un po' di questo di questa gelatina. Qui all'interno della scatola ho già preparato un po' di addobbi, un po' di decori fatti semplicemente con della pasta di zucchero, a cui va aggiunta la CMC, che non è altro che un indurente. Parla semplice. Esatto, a casa potete tranquillamente comprare della pasta di zucchero semplice nei negozi, insomma in qualsiasi negozio specializzato vendono questa polverina, basta aggiungere un pochino a questo impasto e insomma questo effetto indurente si realizza subito. Andiamo a coprire appunto con questa sfoglia di zucchero che devo dirla tutta non è leggerissima, ma può essere tranquillamente evitata. No, perché io poi ti volevo chiedere come nutrizionista, perché lo conoscete benissimo, è anche un bravissimo nutrizionista e tecnico dell'alimentazione, ci porti ste cose, mamma. Infatti, in realtà avrei dovuto fare una preparazione. Meno male che non è gusto e benessere. Infatti, meno male, anche se anche lì in quel caso insomma, essendo io, ripeto, un golosone, cerco sempre di deviare e consentire un po' di dolci. In ogni caso avremmo dovuto fare una prefazione iniziale, insomma, per ricordare gli amici a casa comunque di mantenersi abbastanza cauti con le porzioni. Insomma, ricordiamo che soprattutto alle vigilie il cenone, insomma il grande cenone, l'attesa del grande cenone prevede comunque una serie di piatti, quindi una lista lunga di pietanze, per cui il consiglio che mi sento di dare agli amici di casa è quindi comunque di mantenersi, comunque di fare una bella colazione al mattino e di mantenersi comunque abbastanza leggeri per affrontare questa cena alla sera, magari mangiando un po' di verdurine cotte, che ne so, che hanno quel potere saziante, e niente, per affrontare appunto la serata un po' più liberi e con un po' di condizioni. E la sera dateci dentro. Esatto, esatto, assolutamente. Appunto, questo è un invito a tutti, dai. Ma magnate e magnate con gusto, ragazzi. E poi la vigilia, insomma, viene una volta all'anno, per cui almeno una volta ve lo dice una sorta di nutrizionista, perché nutrizionista non sono, concedetevelo. A Capodanno avete la scelta tra tutti questi ristoranti, hotel, anche Daniele Rigano vi ha invitato, vi hanno invitato tutti quanti loro, perciò dovete solo scegliere. E qua sono tutti quanti i migliori. Perciò il... devo dissentire con il bellissimo Antonio, però non lo state a sentire, mangiate, che qua si vive una volta ma infatti, sola. Ma infatti questa volta l'ho concesso, bisogna stare bene a tavola, bisogna avere tutti i piaceri. No, sto scherzando, anche se si vede dalla mia stanza, io non seguo quello che dice lui, è verissimo purtroppo quello che lui ha detto, bisogna stare attenti. Anzi, per giunta, perdonami, per giunta bevete anche del buon vinello, perché il vino ha un potere particolare, un potente antiossidante, per cui un bel bicchiere di vino va benissimo e fa benissimo. Come in questo caso un bel rosso cilentano. Assolutamente. Da andare ad abbinare... Su tutti i piatti che abbiamo scelto questa sera, sull'esposizione che ha dato Mario di insaccati e salumi, va benissimo. Questo rosso cilentano va benissimo. Un rosso, non ha, poi, d'altronde i nostri rossi non sono dei rossi corposi, dei rossi che sono carichi. Sono come noi cilentani, delle persone semplici, molto affabili, tranquille, senza grandi presunzioni. E quello questo è anche il nostro vino, cioè l'espressione del nostro rosso è proprio questa. Avere un vino di buon gusto, un vino blando, un vino che facilmente si accompagna e soprattutto che non crei problemi, perché solfiti che ad esempio Mario in collaborazione con Bruno hanno messo all'interno di questo vino sono decisamente solfici, ed è una cosa importante, state attenti a quanti solfiti contiene il prodotto che lo andiamo a bere, perché in quel caso possiamo avere nevralgie, bruciore di stomaco, ecco, e poi ci rovina la cena oppure il post cena, come dicevi tu, il 31, il post cena, quindi state attenti a ballare, a ballare a ballare, ognuno sceglie il suo ballo, io non dico niente. Assolutamente, per cui mangiate bene, mangiate sano e soprattutto mangiate con gusto. Sicuramente, sicuramente insieme a questi amici. Allora mi sembra che i piatti siano finiti, Mario vicino a me, il patron. Con Natalino io penso di avere un altro appuntamento e con alcuni di voi, non lo so, perché ci rivediamo poi di nuovo per l'appuntamento. Abbiamo sempre un conto in sospeso. Ecco, appunto, ci rivediamo prossimamente.
Senz'altro. E anche con loro, con alcuni di loro sicuramente. Intanto stanno passando il mio amico Daniele Rigano. A me, a loro, vedete un po' che volete fare. A me datemelo direttamente pieno perché non ho problemi. Anche Antonella dello staff qua di Zi Filomena viene vicino a noi, anche l'amico nostro carissimo, prego, collaboratore, vero Mario, dai, ci dà una mano enorme, vero? Enorme, da, proprio la ristorazione, come diceva Antonio, è questa per allegria, per chi ci ascolta a casa e ci segue, però poi c'è un lavoro dietro che è massacrante. È felice, insieme ovviamente a Angelina, a mia madre, a mia sorella Antonia, fanno un lavoro immane. Ma non volevi fare gli auguri a un certo maestro? Assolutamente sì, il grande maestro Manilia, che salutiamo in modo, con affetto enorme, alla famiglia in generale, alla splendida figlia che tanti siamo auguri, assolutamente tanti auguri di buon anno. Sicuro ci uniamo tutti quanti, perché lui non è potuto essere con noi qua per problemi di lavoro, il grande Giuseppe Manilia, grande pasticciere, maestro della nostra terra. Christmas everywhere you go. Take a look at the 5 and 10. It's glistening once again with candy canes and silver lanes that glow. Eccoci qua tutti insieme, questo gruppo meraviglioso in questo ristorante splendido da Zi Filomena a Casellin Pitteri. Siamo pronti per farvi gli auguri di buon anno e di un inizio anno felice tutti quanti insieme, ragazzi. Allora, auguri! Auguri a tutti, ringrazio tutti loro che sono venuti qua, ringrazio Mario Pellegrino per la sua ospitalità, ringrazio la mamma, ringrazio la signora Angelina, qui tutti che ci hanno ospitato, e la signora ha già preparato il caffè. Sì. Ecco qui, vedi, allora siamo pronti, dopo questo brindisi ci sediamo tutti quanti insieme e ci beviamo il caffè. Ora intanto voglio brindare a voi, alla vostra salute, a un anno felice, sereno, e per tutto quello che desiderate. Spero che arrivi durante questo anno. Auguri da parte tutti i ragazzi di 105 Con Gusto, da parte dello staff, di cuore. Mi raccomando, passatevi un ottimo fine anno e un inizio meraviglioso, sempre solo con gusto. And the thing that we make new is the carol that you sing right within your heart. Beginning to look a lot like Christmas. Toys in every store.